prosegue a mio parere con successo, e chiaramente questo fa contento me, che non vorrebbe dire niente, ma spero che faccia, dia una qualche insegnamento a chi ci ascolta, cioè ai ragazzi in presenza e anche a coloro che volessero eventualmente seguirlo in TV. Torna in onda su Arezzo TV la lezione di educazione civica, l'ITIS di Arezzo. L'ex dirigente scolastico Alessandro Artini, oggi presidente della biblioteca di Arezzo, ha affrontato il delicato tema della sociologia della politica. Parlerà di sociologia, dirò alcune cose sui fondamenti del pensiero sociologico. Parlerò dell'insegnamento, perché un sociologo importante, Max Weber, ha scritto alcune cose sul lavoro intellettuale, la cui attualità secondo me è tutt'oggi in dubbio, non è venuta meno. E poi parleremo delle campagne elettorali dal punto di vista sociologico, cioè si tratta di individuare quelli che sono i fondamenti scientifici e oggettivi di un pensiero comune, di un pensiero che riguarda l'intera società a prescindere dalla posizione politica che le singole persone hanno. Tra i prossimi appuntamenti anche uno dedicato alle donne che nell'Aretino hanno ricoperto ruoli importanti. Tutte le donne aretine che hanno raggiunto un primato, dall'antichità alla Bettoni, per dire, sì. C'è la prima maestra, la Fiumicelli, la Vera Butali, tutta una serie di personaggi. Volevo fare qualcosa che fosse più legato al territorio. I ragazzi sono stati attenti, non li ho visti mai distratti. Io mi sarei distratto quando avevo 16, 17, 18 anni e questi no. Quindi è una speranza per il futuro indiscutibile. Si possono incrementare un po' queste lezioni di educazione civica, perché magari vista l'attenzione, come dire, squadra che vince. Non si cambia, certo, ovviamente le lezioni sono molte, perché più o meno sono un paio al mese, molte per un'organizzazione che è l'Associazione Trateveri Arno, che non è una scuola. Se però la scuola, in senso lato, quindi il dirigente scolastico provinciale, i presidi delle varie scuole, fossero ulteriormente interessate, per noi sarebbe un piacere incrementare il numero delle lezioni. Un interesse enorme da parte degli insegnanti, perché ci chiedono il materiale. A San Giovanni il dottor Rossi ha fatto una lezione, come ha fatto a Redi, sulla carne artificiale, sulla farina di grillo, eccetera. E per cui, devo dire la verità, le insegnanti mi hanno chiesto le diapositive, le slide. Arriva lo stimolo all'insegnante che poi ci lavorerà.